sia Stock, oggi ho intenzione di fare una sorta di esperimento con questa rubrica dedicata appunto all'Ungheria, perché non vi parlerò di modi di dire o di tradizioni particolari, ma bensì di un libro di una scrittrice ungherese ambientato appunto a Budapest. Mi piacerebbe infatti inserire una volta ogni tanto in questa rubrica anche dei video dedicati ad autori ungheresi o libri che parlano dell'Ungheria, quindi fatemi sapere qua sotto che cosa ne pensate. E se siete un po' delusi perché non parlo della lingua o delle culture, non preoccupatevi, perché fra un paio di settimane uscirà un nuovo Cibi Modior, ma di questo ne parleremo a fine video. Oggi infatti voglio parlarvi di Via Katalin di Magda Ossapo. È probabilmente la scrittrice ungherese più conosciuta all'estero, perché è stata tradotta in diverse lingue, sono stati tradotti molti suoi romanzi, però forse non è la più famosa in Ungheria, che è una cosa un pochettino strana per me, perché cercando su Google scrittori ungheresi è quasi l'unica che viene fuori, ma mia nonna mi ha detto invece che in Ungheria non è così famosa e conosciuta. Tra l'altro lei è una sua grande fan, ha letto diversi suoi libri, ma è un'autrice che ha scritto veramente di tutto, ha scritto anche poesie, non solo romanzi, penso che abbia scritto qualcosa anche a livello di teatro. Io in particolare volevo leggermi Via Katalin, uno perché ha vinto un premio nel 2007, anno in cui è morta questa autrice, e due perché mia mamma si chiama appunto Katalin ed era una cosa che mi aveva incuriosito particolarmente. Mia nonna, nonostante sia una grande appassionata di questa autrice, non aveva mai letto questo libro e quindi ero doppiamente curiosa di leggerlo e di farvi un'opinione mia. Come vi dicevo a inizio video, questo romanzo è ambientato a Budapest e parla appunto di tre famiglie, gli Elekes, i Biro e gli Eld, che vivono in via Katalin. Ciò che accomuna queste famiglie, oltre ad avere diciamo dei rapporti di amicizia fra di loro, è il fatto che ognuna ha dei bambini piccoli o dei ragazzi, e quindi questi entrano in contatto fra di loro, diventano amici, alcuni si innamorano. Ci sono delle relazioni appunto fra queste tre famiglie e noi seguiamo la storia di questi personaggi dagli anni 30, quindi gli anni della guerra, fino agli anni 70 circa, quindi è un romanzo di 180-190 pagine, che però ricopre una grandissima fetta di tempo. In questo periodo noi vediamo come i ragazzi e le loro famiglie crescono, diventano qualcuno piuttosto che qualcun altro, come cambia anche la vita in Ungheria in quel periodo, perché appunto la storia parte che c'è la guerra. Oltre a dover affrontare problemi quotidiani che possono essere il rapporto fra moglie e marito, genitori e figli, sorelle o amicizie, appunto anche rapporti sentimentali, c'è questa grande nube nera della guerra, la paura dei bombardamenti, di essere portati via, imprigionati, i razionamenti, i problemi anche sul posto di lavoro. È stato veramente, da una parte, interessante leggere questo libro, soprattutto per vedere com'era la situazione in Ungheria in quegli anni, vedere come ci si doveva comportare sul posto di lavoro, come la gente doveva combattere fra quello che pensava, fra la propria etica e quello che invece era giusto fare per la società. C'è una continua lotta interiore nei vari personaggi di questa storia, che appunto pensano a che cosa loro credono che sia giusto e che cosa invece la legge dice che appunto sia giusto fare. Le prime 20-30 pagine del romanzo sono secondo me un tantino confusionarie, perché mescolano il presente della storia a quello che era il passato. I personaggi non ci vengono presentati ma buttati lì, quindi non abbiamo idea di chi siano gli Elekes, perché siano in contatto con un'altra famiglia, non sappiamo chi sia Blanca, per quale motivo non si trovi più in Ungheria. Succedono veramente tante cose che il lettore fa fatica a comprendere, ma superato lo scoglio delle prime 20-30 pagine, appunto, la storia comincia dal principio e quindi riusciamo finalmente a mettere insieme tutte le varie informazioni. E soprattutto riusciamo a capire e conoscere i nostri personaggi. Personaggi che secondo me sono rappresentati in una maniera veramente molto realistica e umana, sia per quanto riguarda i sentimenti, le emozioni positive che soprattutto quelle negative. La storia ci viene narrata da due punti di vista che ho trovato veramente una cosa molto interessante, ma a tratti anche un po' spigolosa come cosa. Il primo punto di vista è la prima persona di Irene, che è la figlia maggiore degli Elekes. Da subito
ho trovato una certa sintonia con questo personaggio perché mi rispecchiava veramente tanto. Era infatti la sorella maggiore della famiglia, aveva una sorellina più piccola, Blanca, che ogni tanto cercava di imitarla o di volerla assecondare. Era, diciamo, la figlia più diligente, più ordinata, più perfettina, andava molto bene a scuola, aveva una cotta da sempre per Balint e quello che immaginava nella sua vita era semplicemente crescere, sposare Balint e diventare insegnante come lo era poi suo padre. Nel voler realizzare i suoi progetti però si mette di mezzo appunto la guerra e quindi molte cose diventeranno molto più complicate di quello che sembrano. E all'inizio è la visione appunto di una ragazzina, di una bambina che si comporta in maniera anche molto egoistica, che inizia a voler pensare più a se stessa che agli altri, mette in discussione la sicurezza di una propria amica semplicemente per invidia. È una persona a tratti veramente meschina. Il secondo punto di vista è quello di un fantasma che ci viene raccontato però in terza persona, quindi noi osserviamo da lontano questo fantasma vagare fra personaggi che non si riesce a capire se siano vivi, se siano morti, e soprattutto non riusciamo a capire se quello che vede questo fantasma è vero o è filtrato da quello che pensa. Infatti è un fantasma molto giovane che quindi tende ad avere dei pensieri, dei punti di vista abbastanza infantili, quindi non si riesce a capire se quello che vede, che accade, è reale o è una visione distorta della realtà. Quindi è un punto di vista secondo me veramente molto interessante, perché il tema della morte è uno dei temi principali di questo romanzo, però allo stesso tempo è una cosa che mi ha creato a volte un po' di difficoltà e di confusione. Questo libro parla veramente tanto di guerra e di morte, però non ci troviamo mai nel cuore del conflitto, non vengono mai descritte delle scene crude o violente. Noi vediamo la guerra attraverso gli occhi dei suoi protagonisti più comuni, la gente di tutti i giorni, la gente che vive una situazione quotidiana nella paura appunto della guerra, che vede i propri figli andare in battaglia, i mariti non tornare, paura appunto dei bombardamenti, paura anche semplicemente dei conflitti politici, delle ripercussioni che possono avere alcuni loro pensieri sul posto di lavoro. Lo vedremo tantissimo nella famiglia Elekesh. Essere qualcuno, cercare una propria identità in una situazione, in un contesto in cui è difficile prevalere sugli altri, in cui le persone che spiccano non vengono viste di buon occhio, in cui bisogna conformarsi alla società e pensare quello che lo Stato ti impone di pensare, nonostante l'etica ti dica il contrario. Mi ha colpito molto questa lotta interiore che vive in particolare anche il capofamiglia degli Elekesh, un insegnante, un preside di una scuola che appunto deve far rispettare un certo protocollo, delle certe leggi, ma che in cuor suo ha una visione diversa di quella che dovrebbe essere appunto la società. Come vi dicevo prima, le azioni dei nostri personaggi, ma soprattutto i loro pensieri, ci vengono presentati in una maniera veramente disarmante, perché è senza filtri e a volte può spaventare vedere fino a che punto può arrivare una persona a pensare e a pensare a se stessa piuttosto che agli altri, nonostante sia appunto tempo di guerra in cui c'è questa paura appunto di morire, di perdere la vita, di perdere i propri cari. Questo libro parla molto anche dei rapporti umani, seguiamo comunque la vicenda di tre famiglie e quello che succede appunto all'interno di ognuna di esse e in che modo si relazionano fra di loro. In particolare una cosa che mi è piaciuta molto è il rapporto fra Irene e la sua sorella minore Blanca, perché l'ho trovato veramente molto vero. Io ho una sorella più piccola e mi sono rivista tantissimo in quello che l'autrice appunto narrava, come litigavano per niente ma poi facevano pace senza dirsi nulla, come erano complici, si aiutavano senza bisogno di dire niente, insomma questo rapporto un po' di amore e odio. Si parla molto anche di amore e in particolare ci sono varie concezioni di amore in base al personaggio appunto che ne parla o comunque che viene coinvolto, e l'ho trovata una cosa molto interessante di nuovo, perché appunto a seconda del contesto della persona ma anche dell'età, perché comunque
abbiamo tre famiglie in cui ci sono i genitori che appartengono a una certa generazione, i figli che ne appartengono ad un'altra, quindi possiamo vedere, scoprire il mondo attraverso diversi punti di vista, diverse generazioni e anche nel caso dell'amore, appunto, avere delle percezioni, delle concezioni differenti. È un libro che io ho trovato molto interessante perché mi ha fatto conoscere una Budapest che appunto non conoscevo e mi ha fatto vivere attraverso gli occhi dei personaggi i tempi difficili della guerra, ma soprattutto le loro storie individuali e personali. L'ho trovato un libro veramente molto bello a livello psicologico perché i personaggi sono molto interessanti. Vediamo e viviamo assieme a loro le loro storie, la loro vita in questi anni. È un libro che io ho trovato a tratti anche straziante, commovente, a livello veramente umano, secondo me ti colpisce, non puoi rimanere indifferente a quello che succede. Ero veramente angosciata per i personaggi, nonostante io non mi sia affezionata particolarmente a qualcuno di loro, ma mi sembrava di vivere assieme a loro e quindi provavo un senso di angoscia per quello che stava succedendo o che poteva appunto accadere. Nonostante il finale mi abbia lasciato un tantino perplessa e la visione del fantasma mi abbia a volte confuso un po' le idee, non mi abbia fatto capire alcune cose, trovo che sia un romanzo da leggere. Se state cercando qualcosa di un'autrice ungherese o se semplicemente siete curiosi di leggere una storia ambientata a Budapest negli anni della guerra, ma non solo, perché comunque parte negli anni 30, ma la storia si conclude negli anni 60-70, quindi è una lettura che io vi consiglio di fare. Vorrei concludere con una citazione del libro che trovo particolarmente significativa e si trova proprio nelle prime pagine. Nessuno aveva spiegato loro che la fine della giovinezza è terribile non tanto perché sottrae qualcosa, quanto piuttosto perché lo apporta. E quel qualcosa non è saggezza, né serenità, né lucidità, né pace. È la consapevolezza che il tutto si è dissolto. Fatemi sapere qua sotto nei commenti che cosa ne pensate di questo libro, se vi incuriosisce, se lo avete già letto o se ne avete sentito parlare o avete letto altro di questa autrice, perché sono sempre molto curiosa. Per quanto riguarda i prossimi video di questa serie, stavo pensando a un video dedicato a come ci si saluta in ungherese, quindi ciao, buongiorno, buonasera, arrivederci, a mai più. E in generale pensavo di fare alcuni video di questo tipo, quindi come ci si saluta, oppure le parole utili se siete in viaggio, come si dicono i numeri o le parole più buffe, i modi di dire, gli scioglilingua. Fatemi sapere qua sotto che cosa ne pensate. In molti mi avete chiesto di parlare delle tradizioni. In realtà non ci sono tante tradizioni strane. Magari quando si avvicina il periodo di una certa festività che si svolge o si festeggia in maniera diversa, magari lì ha senso farvi il video per farvi il confronto fra quello che facciamo noi in Italia e gli ungheresi appunto in Ungheria. Spero che questo video non vi abbia intristito perché a me sta risalendo l'angoscia a parlare di questo libro. È un libro che mi ha segnato veramente tanto e emotivamente, quindi spero non vi abbia dato troppa depressione questo video. Spero che vi sia piaciuto nonostante tutto e ci vediamo alla prossima. Ciao!